Questo sono io, Luca. Ho più o meno 50 anni. E alla mia età mi ritrovo a dover ricominciare tutto da capo. Beh, che cazzo ti guardi? Io che volevo conquistare il mondo, lavoro in un sexy shop come commesso. Buongiorno, in cosa posso esservi utile? Avete mica del materiale in render, basing, scatting? Qualcosa che mi ricordi la mia giovinezza. Perché ce l'avete mica preservativi colorati? Volevo solo dare un'occhiata. Pronto? Faccio la beneficenza a nessuno, neanche a te, anche se sei un amico ricordo. È un mese che sei indietro con i miei pagamenti! Giorgio, e che ci fai tu qui a quest'ora di mattina? Ho trovato Barbara, l'ha letto con un altro. È dal liceo che continui a dirle di sì come un soldatino! È un po' di tempo che mi dici che sono diventato... banale. E che manco di fantasia. E che sono anche un po'... scarso. Giorgio, apri questa porta! Ma che succede qui dentro? Ci stiamo divertendo. Sei un coglione. Ah, Luca, abbiamo ancora i preservativi alla fragola. Ben 4 scatole. E le mutandine al cioccolato, quelle buonissime che si sciolgono in bocca? Finite. Stia tranquillo, la tiriamo fuori in un attimo. Faccia come loro qui, apra la bocca bene. Aiuto. Non vedi come siamo messi? Com'è che sarei messo io? Sei stempiato, perdi capelli. Mi denuncio alla polizia, ai carabinieri, ai NASA, ai RISA, ai KIS. Io ti rovino, io ti spacco, io ti distruggo! Signore, tutto bene? La chiamo dal sexy shop via Gramsci numero 21. Ancora voi? Mandate un'ambulanza. Credo che un signore sia morto probabilmente di infarto. Avresti dovuto fare musicista. Avrei dovuto. Io faccio il musicista.